Amartya Sen, indiano premio Nobel per l'economia, è lo studioso che ha introdotto il concetto di qualità della vita per misurare l'indice di ricchezza di una società. È a Roma per una lectio magistralis al forum sulla pubblica amministrazione. Giuliano Giubilei lo ha intervistato. Professor Sen, per affrontare questa gravissima crisi i governi europei stanno adottando provvedimenti severissimi, lacrime e sangue. Secondo lei è la strada giusta per battere la crisi? You know, I think it's a complicated question because si tratta di una domanda complicata, sicuramente bisogna ridurre la spesa pubblica ed il deficit, ma bisogna capire che è strettamente connesso a quello della crescita, delle misure troppo restrittive impediscono la crescita, quindi non pensiamo soltanto al risparmio e al taglio dei costi, ma anche a trovare un sano equilibrio tra il benessere degli esseri umani e la risoluzione dei problemi finanziari. L'euro in questi giorni è sotto un attacco speculativo o in questa situazione ci sono motivi più profondi e più lontani? I think there's a lot of complicated è difficile per me rispondere perché io sono stato un forte sostenitore dell'unità europea, però sono sempre stato scettico riguardo all'euro perché credo che eliminare la politica monetaria dei singoli paesi non poteva avere degli effetti positivi e si è visto poi per esempio con ciò che è accaduto in Grecia. Io credo che stia venendo a galla un malessere che era già preesistente e sta emergendo sempre di più. Questi tagli di cui abbiamo parlato, come possono influenzare, diciamo, la grande ricchezza delle nazioni che è il loro capitale umano? Io credo che non bisogna concentrarsi soltanto sul reddito, bisogna prendere in considerazione le libertà, il tipo di vita che vogliamo condurre. Un singolo taglio al bilancio può essere più o meno dannoso per una determinata libertà. Quindi ogni singolo taglio va esaminato rispetto al risultato che si vuole ottenere.